In questa puntata, lavori del consiglio. Bilancio dei lavori del consiglio nell'anno 2022. È stato un anno, come per tante famiglie, tanti cittadini, un anno di luci e di ombre. È stato l'anno in cui pian piano stiamo provando a uscire dalla pandemia che ha segnato la vita di ciascuno di noi, ma è stato anche l'anno, purtroppo, in cui è scoppiata questa terribile guerra in Ucraina che ha segnato la vita di tante donne e di tanti uomini. Però è stato anche un anno in cui ci siamo presi il compito di cercare di ripartire. I problemi aperti sono tanti, penso alla questione legata al caro bollette, penso alle tante, troppe morti sul lavoro che ancora oggi scuotono le nostre coscienze. Penso alla necessità di offrire più diritti a chi oggi non ne ha, dare più voce a chi ha meno voce. Insomma, da parte nostra l'impegno di cercare di lavorare nella direzione di mettere in campo, come abbiamo fatto anche in quest'anno, perché insomma a me piace ricordare due o tre leggi tra tutte, la legge che ha istituito lo psicologo di base è nata dall'esperienza di questi anni molto complicati e mette a disposizione di tutti una figura che può supportare dal punto di vista mentale. Oppure penso al progetto Rigenerazione Urbana, con cui noi, con i risparmi dei costi della politica, mettiamo a disposizione delle ragazze e dei ragazzi più giovani la possibilità di disegnarsi un pezzo della loro comunità. Oppure le comunità energetiche. E tutto questo è in linea con la nostra idea, cioè giovani, ambiente, lavoro. Insomma, qui ci sta un pezzo dell'idea di Toscana che abbiamo sviluppato in questo tempo, e quindi io voglio ringraziare tutte le colleghe e tutti i colleghi per il lavoro che hanno portato avanti, senza nessuna differenza di colore politico, pensando sempre ai bisogni dei cittadini e delle cittadine della Toscana. E indubbiamente siamo alla fine di un anno che è stato un anno molto delicato, per non dire pesante. Pensate che iniziamo con la prima settimana dell'anno che il Covid ci portava 96.000 contagiati nell'arco di una settimana, il record assoluto in questi due anni di pandemia. Poi, nel momento in cui sembrava fermarsi la morsa della pandemia, effettivamente è stato poi così, abbiamo avuto il 24 di febbraio la guerra e dopo la guerra i riflessi sul piano economico, dall'occupazione dell'Ucraina, ecco il costo dell'energia, il costo delle materie prime. Abbiamo cercato di affrontare con razionalità e capacità di guardare con speranza al futuro, e l'augurio di quest'anno è che sia l'anno nel quale veramente da un lato si respira progressivamente quello che è l'aspirazione alla pace, ma dall'altro ecco la necessità di concretizzare tutta una serie di interventi che dal PNRR a quello che sono i fondi europei ci possano essere volano per la nostra economia, e dall'altro grande solidarietà a chi si trova a vivere condizioni di povertà, perché indubbiamente la situazione economica ha determinato questo, solidarietà verso i migranti che per la prima volta, accadrà fra due giorni qua in Toscana, arriveranno nel porto di Livorno, solidarietà nei confronti di coloro che vivono negli ospedali o comunque nei luoghi della nostra sanità pubblica delle condizioni che richiedono eccellenza nell'operare. Io sono molto convinto che quello che la Regione sta facendo pone la Toscana a Regione d'eccellenza. Quest'anno è l'anno in cui gli italoamericani ci hanno designato Regione dell'anno come Regione Toscana, e sono convinto che vi saranno tutte le condizioni perché la ripresa del turismo, delle nostre attività manifatturiere, della potenzialità che questa Regione riesce a esprimere anche nell'essere toscana diffusa, ovvero non solo nelle grandi città ma anche nei suoi paesi di montagna, nei suoi borghi, nelle aree di minore densità abitativa, possa dare quel senso di forza e di compattezza che questa Regione riesce a esprimere anche nel solidarizzare con chi soffre. Pensate alle donne iraniane che scendono in piazza e ai minori che vengono uccisi semplicemente perché nella piazza in qualche modo testimoniano
c'erano una diversità di opinione rispetto a quel regime. Insomma, la Toscana dei diritti, la Toscana della solidarietà, la Toscana che cerca livelli sempre più alti di welfare state e la Toscana che guarda con speranza al 2023. Ma il Consiglio regionale, a mio avviso, ha lavorato bene, ha lavorato in maniera molto intensa. Finalmente abbiamo avuto una riscoperta dell'attività politica, anche dialettica, questo non lo nascondo, rispetto alla nostra libertà di agire in Consiglio regionale come gruppo Italia Viva. Grande soddisfazione come vicepresidente per aver portato a casa due risultati importanti a favore dei giovani. Penso alle leggi che adesso andremo ad approvare sull'identità culturale toscana, che dà una risposta ai ragazzi diciottenni rispetto alla possibilità di entrare in contatto con la Toscana e a esperienze di carattere culturali, e soprattutto a quella di iniziativa che ha messo tanti giovani a lavorare insieme, a riscoprire elementi di relazioni. Un Consiglio regionale che comunque deve lavorare ancora di più e meglio rispetto agli strumenti di programmazione. Penso a quello che riguarda il piano regionale di sviluppo, soprattutto, e al piano dei rifiuti, due atti che nel 2023 non potranno mancare. Ci si può ricordare tante cose. La Regione Toscana è intervenuta su tanti ambiti. Quello che le opposizioni hanno fatto anche in maniera costruttiva è quella di lavorare sulla tematica principale, quella della sanità, quindi andare a cercare quelle difficoltà che riguardano in sostanza due temi che i cittadini toscani vivono tutti i giorni: la prenotazione per una visita medica, quindi le liste d'attesa, quindi il non funzionamento del CUP quando magari ci viene detto che una lista è chiusa e in realtà non è così, ma si rimanda poi magari la chiamata al mese dopo, mettendo in grave difficoltà i cittadini che magari per una visita cardiologica devono aspettare anche un anno e mezzo, per fare un esempio. Ci si ricorda che a fronte di questo il grande sforzo dei nostri medici e infermieri, però al contempo, quando leggiamo le note degli ordini dei medici e degli infermieri sui territori, notiamo notevole difficoltà. Quindi questo è il tema principale, che è quello sanitario, ma anche dal punto di vista dell'ambiente non siamo messi bene. Lo scandalo del CEU è sicuramente un tema centrale di questo anno, perché prima di tutto ci riporta alle infiltrazioni mafiose in Toscana, che non è una regione felice da questo punto di vista, ma che ha delle infiltrazioni, in questo caso dell'Ndrangheta, molto profonde anche sul nostro tessuto sociale e imprenditoriale. Quindi anche da questo punto di vista c'è molto da fare, e non si fa con la manifestazione di interessi mancando per fare il piano dei rifiuti, e quindi una procedura che in realtà si sta allungando rispetto a quello che c'era stato detto, e questo chiaramente pone delle problematiche, perché dobbiamo pagare molto i servizi e i servizi che ci vengono resi evidentemente non sono soddisfacenti, sia dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, dal punto di vista della sanità, dal punto di vista dell'energia, dal punto di vista dell'acqua. Non si sta lavorando per come i cittadini toscani meriterebbero. È stato un anno sicuramente impegnativo, perché è coinciso anche con una grave emergenza legata al conflitto tra Russia e Ucraina, che ha coinvolto tutti gli attori mondiali, con conseguenze che non ci saremmo aspettati, e soprattutto sono coincise col momento con il quale stavamo uscendo dall'emergenza pandemica. Questo ha significato che se prima si lavorava già in emergenza, pur senza necessità particolari, si è continuato ad andare in questa direzione per certi punti di vista. E quindi di nuovo questa giunta non ha dimostrato, dal punto di vista dello sguardo volto al futuro, nessuna attenzione, semplicemente un vivere alla giornata con ciò che sia, scaricando la responsabilità della propria incapacità organizzativa e amministrativa sui vari attori: il governo da una parte, il conflitto dall'altra e le contingenze internazionali dall'altra ancora. In realtà quello che si registra veramente è un continuare a lavorare giorno per giorno su vari fronti, andando più che altro in difesa e soprattutto commettendo errori strategici madornali, come quello per esempio della sanità territoriale ancora trascurata, errori come il non aver preso il contributo per il SINSIR di massa dal Ministero per problematiche che ci sono state di gestione e così via. Ma sicuramente un anno particolare, nel senso che è stato un anno, diciamo, di gruppo misto di Toscana Domani, un gruppo che, come sanno tante persone, chi mi ha letto, chi mi ha dato fiducia, ha cercato di portare dentro questo Consiglio regionale le istanze del territorio che mi ha letto, ma comunque sì, ecco, di portare anche un po' di quel mondo civico che molto spesso è, come dire, visto in modo marginale rispetto a quello che è la dinamica politica più stretta. È stato un impegno concreto, un impegno caratterizzato
guidato da pragmatismo da parte mia e sicuramente ecco, non posso che essere, come dire, farne un bilancio assolutamente positivo. Ciò non toglie che naturalmente occorre fare molto di più, occorre diciamo, avviare anche un maggiore impegno sul fronte del controllo, dello stimolo anche a certe partite che sono ancora aperte. Penso tra tutte al piano dei rifiuti, penso ancora a questioni aperte come la partita che riguarda il trasporto pubblico locale. Ci sono tantissime questioni che riguardano strettamente i territori e che ancora oggi diciamo hanno necessità di risposte, per non parlare naturalmente della partita della sanità, una sanità territoriale che ancora non vediamo essere veramente a misura di paziente. Quindi molto lavoro c'è da fare, vediamo se nei prossimi 2 anni e mezzo riusciamo sicuramente ad apportare un contributo più sostanzioso. È stato un anno strano, è stato un anno in cui secondo me maggioranza e opposizione non hanno trovato un modo di dialogare. Noi siamo stati sempre considerati da parte della maggioranza un qualcosa da non coinvolgere nelle decisioni, un qualcosa da non far partecipare alle decisioni. Non è così che si amministra, non è così che si governa, o meglio, se si sceglie di governare escludendo sempre a priori, non ascoltando mai i consigli, i suggerimenti che arrivano all'opposizione, poi ci si prende onore e oneri, e quando poi porti un bilancio e ti fai appello a 400 milioni di soldi che dovrebbero arrivare dal payback, che se arrivassero tutti, o si sana il bilancio della Regione Toscana e si mettono in ginocchio decine di aziende che operano nel comparto sanitario, o si salvano le aziende e non si salva la Regione Toscana. Magari a volte ascoltare anche i suggerimenti, le proposte di legge che arrivano da parte nostra non sarebbe male. Noi chiudiamo un anno con una decina di proposte di legge presentate. Abbiamo la presunzione di credere che le proposte di legge che presenta Fratelli d'Italia non siano proposte di legge tutte stupide o inattuabili o inutili o pleonastiche, sono tutte bloccate in commissione. Perché il Partito Democratico, quando Fratelli d'Italia presenta una proposta di legge, la lascia in commissione, non la porta in consiglio. Perché sa che se la porta in consiglio o la vota e ammette che l'opposizione ha più idee della maggioranza, oppure la boccia, ma dovrebbe bocciare una legge scritta con un buon senso, e allora preferisce lasciarla morire in commissione. Non è il modo in cui si gestisce una regione. Quindi un anno fatto di tanti contrasti, di tante spigolature, speriamo che l'anno prossimo l'opposizione sia quantomeno ascoltata. Noi non pensiamo ad avere le ricette a tutti i mali della Toscana, ma crediamo che se la maggioranza ci ascoltasse un po' di più, probabilmente qualche buona idea arriverebbe anche dai nostri banchi. Ma intanto noi usciamo da un 2022 nel quale ci siamo impegnati come gruppo, ma complessivamente come commissione e come consiglio, su alcuni aspetti fondamentali. Intanto gli stati generali della salute, è stato un percorso lungo, impegnativo, abbiamo interessato, ascoltato tantissimi portatori di interesse, dai professionisti, ai sindacati, al volontariato, alle istituzioni locali, e poi abbiamo proposto e approvato una risoluzione che dà indicazioni precise per quanto riguarda quella che dovrà essere la sanità del futuro, una sanità più ricca di servizi territoriali, in grado di dare risposte anche ad una popolazione che vive di più e però è anche colpita da malattie magari croniche, interventi per cercare di reperire anche quella che è una difficoltà oggi molto presente, molti professionisti di alcune specializzazioni mediche che mancano. Abbiamo approvato leggi importanti come quella che dicevo dei custodi della montagna. Abbiamo poi avviato il percorso degli stati generali della cultura, un altro percorso per cercare di mettere a punto strategie e progetti di carattere culturale partendo dal basso e coinvolgendo tutti quelli che sono i portatori di interesse. Da questo punto di vista siamo rimasti confortati anche da un sondaggio che abbiamo commissionato, che ci dice che i toscani vedono nella cultura un aspetto molto importante della loro vita, non soltanto per l'accrescimento delle conoscenze personali, ma proprio anche come
elemento di sviluppo legato al turismo, legato insomma all'economia, legato all'occupazione soprattutto giovanile, e più del 90% sono d'accordo con gli investimenti in cultura e ci chiedono addirittura anche di poterli aumentare.